da battere, Max Pezzali insieme a Nick e Francesco Renga. Ciao Max. Ciao e ciao a tutti, eccoci. Come stai? Molto molto bene. Allora, doppi auguri, doppi. Grazie. Compleanno, perché insomma è sempre una data importante. Sì, è un pezzo da 50, quindi. Bel pezzo da 50. Vabbè, comunque siamo messi così. E poi anche 25 anni di carriera, insomma era un anniversario che era troppo ghiotto per non essere festeggiato, doppio. Quindi. Ma non solo festeggiato, io direi celebrato, perché ci hai fatto cantare tutti. Io mi metto proprio in cima alla lista. Ti ringrazio . E insomma è bello poterlo celebrare, appunto celebrare questi 25 anni con un disco che prende sia le 30 canzoni più insomma rappresentative forse dei 25 anni appena passati e 7/8 canzoni nuove, quindi insomma un modo anche per guardare al presente e al futuro oltre che al passato. Beh, sicuramente. Allora, tu ci hai portato un triplo vinile. Ma hai fatto proprio le cose in grande questa volta. L'orgoglio mio di quest'anno, veramente. Adesso può sembrare una cosa appunto da cinquantenne quella del vinile, però la dimostrazione è che insomma stia rinascendo un po' dappertutto, no? Negli Stati Uniti ormai hanno superato, i vinili hanno superato i CD come vendita, è incredibile, cosa che non si sarebbe mai potuta pronosticare anche solo pochi anni fa, perché alla fine è un bell'oggetto, un oggetto che dà ancora il gusto del maneggiare la musica, si vede la copertina grande, si riescono a vedere tutte le cose dal punto di vista grafico, insomma è bello da avere, quindi viva il vinile. Decisamente, poi è un oggetto da collezione, no? Perché sono 2000 copie, questo qua è appunto una versione ultra limited edition. Sono fortunata allora. Esatto, 2000 copie con 3 vinili, uno rosso, uno giallo e uno arancione, quindi sono insomma è anche un bell'oggetto proprio dal punto di vista così del valore del supporto. Senti, domanda così a bruciapelo, sì. Come si raccontano in un triplo vinile in 30 canzoni 25 anni di carriera? Beh, si cerca una sorta di filo conduttore, si cerca di pensare alle canzoni che insomma magari secondo il proprio gusto e i propri ricordi hanno magari caratterizzato di più questi 25 anni. Si parte dai primi timidi tentativi del 1992, quindi Hanno ucciso l'uomo ragno, fino a poi arrivare Sei un mito, tutte le canzoni che gli anni, come mai, le canzoni che mi hanno portato fortuna in tutto questo tempo. Ecco, decisamente quelle che poi hanno fatto cantare generazioni. Allora, hai citato il 1992, sì. Perché da lì un po' è nato tutto, esatto. Con un grande pezzo, insomma l'abbiamo amato veramente tutti, Hanno ucciso l'uomo ragno, un grande disco tra l'altro. Beh, fu un disco per certi versi quasi di rottura, non solo perché era una rottura di scatola per quelle cui non piaceva, ma in realtà perché era una cosa che non si era mai sentita fino a quel momento. Senti, nel bene e nel male, senti, le sirene. Allora io torno esattamente in una gita scolastica, okay. Nel 1992 con gli 883, questa è Hanno ucciso l'uomo ragno. Siamo scesi nel Bronx, qua, esatto, con sì, gli 883, sì, sì. Mamma mia. Ultima fermata Bronx, che era invece ultima fermata Brooklyn. Vabbè, comunque. Vabbè, ci siamo, insomma, siamo esatto. Più o meno sempre nella stessa città. Allora, stavamo parlando di questo bellissimo triplo vinile. Sì. Noi abbiamo un'edizione stralimitata, perché sono 2000 esatto. Copie, abbiamo detto, quindi insomma, certo, non avete che molto chi tempo. Non ha chi non ha il giradischi analogico. Logico, diciamo così, può comunque, insomma, c'è anche in CD, c'è in formato digitale, insomma, si può prendere in mille modi. Le canzoni alla radio. Allora, diciamo che forse un po' per chiunque sogni di fare musica, c'è questo desiderio, prima o poi, di finirci in sì, radio. Ma perché era cioè la mia generazione, e credo non solo lei, è cresciuta un po' con il mito della radio come punto d'arrivo. Cioè, non era solo un mezzo di comunicazione, era il mezzo giovane, non so come dire. Il ragazzino non sognava di fare televisione, non pensava alla televisione ad apparire dal punto di vista fisico e visivo. La figata era la radio era per i giovani. Quindi quando si giocava da piccoli, non si giocava a fare il presentatore della televisione, si faceva finta di essere un DJ radiofonico, si montava con il nastro, cioè sai, con il registratore a cassette, un po' di musica, poi ci mettevi il parlato. Sì, lì l'abbiamo era fatto la più o meno tutti. Insomma, esatto, che era una cosa con il microfono che ti avevano regalato magari gli zii no, del registratore. Cioè, la figata era quella. Quindi io è quello che volevo raccontare con
con l'idea generale delle canzoni a radio. Cioè io sono nato col mito della radio e la radio, quindi ho fatto quasi musica perché c'era la radio come punto di riferimento, e la radio è stata il veicolo che mi ha permesso di arrivare alle persone. Quindi è in quel senso che l'omaggio è fondamentale. Io ho sempre pensato alle canzoni che facevo in funzione di immaginarmele poi trasmesse alla radio. Quindi è una cosa che chi magari non è cresciuto in quel tempo e che magari vive in un'epoca in cui ci sono tantissime opzioni di mezzi di comunicazione, magari non vive nello stesso modo, ma la radio posso garantire che rimane il mezzo, secondo me, ancora più importante per unire parole e musica per me. Beh, diciamo che tutte le tue emozioni, le tue sensazioni, quelle che ci hai raccontato, no, di quando eri bambina, sono state un po' profetiche in qualche modo, perché poi sono 25 anni che sei alla radio. Fine, sì. Esatto, che non è una cosa per tutti. No, non è, insomma, comunque non è per niente scontato, ecco. Decisamente. Allora, oltre ovviamente la grande storia della musica di Max Pezzali, degli 883, insomma queste canzoni che abbiamo cantato tutto, ci sono però anche 7 nuove canzoni. Sì, perché è bello guardare, come dicevamo, indietro e in qualche modo celebrare quello che è successo fino ad ora, ma poi è bello guardare anche al presente, e c'è quindi, ci sono 7 canzoni più una che è tutto ciò che ho in versione completamente remixata e riprodotta, e quindi insomma si vede anche il Max Pezzali, cioè adesso parlare di se stesso in terza persona è orribile, però si vede anche il Max Pezzali di adesso, cioè. Che bello, un bel percorso al contrario, perché esatto. Si parte dalle cose nuove in questo vinile per arrivare poi alla storia, va bene? Le canzoni alla radio. Max Pezzali su Radio Z, inevitabilmente siamo finiti a parlare di radio. Esatto, certo. Sì. Perché è l'argomento chiave ed è appunto, come dicevamo prima, la lente attraverso la quale io ho sempre guardato l'intrattenimento in generale e l'intrattenimento musicale in particolare. Quindi quella roba lì ormai non me la togli più, ecco. Certo, ti piace la radio oggi rispetto a quando hai iniziato tu? Beh, allora, secondo me ci sono due aspetti. Secondo me la radio è diventata molto più professionale, tra virgolette, no? È diventata molto più corporate, perché è diventata più grande, è diventata muove molto più denaro, raggiunge forse più gente, però a me piace ancora un po' la radio quasi più ruspante, no? Okay. Quella in cui puoi ancora improvvisare qualcosa, e comunque stavamo parlando del fatto che all'interno anche di strutture molto molto importanti e forti c'è ancora lo spazio però per poter sperimentare un pochino, e secondo me è una cosa molto molto positiva. Decisamente. Allora rientriamo dentro le canzoni alla radio, perché qua veramente potremmo stare giorni a parlarne. Sì. Ci sono tantissime canzoni, 30. Allora apriamo tutto quanto il disco con la parte più recente, quindi questi sì. nuove canzoni che ti rappresentano, e poi piano piano a riscoprire tutto quello che c'è stato in passato. Perché non hai fatto il contrario? Ma perché forse è sempre meglio partire dal presente, cioè mi piace il percorso a ritroso, no? Sai, se è meglio dire oggi sono così e guarda da dove arrivo che dire c'era una volta uno che faceva e poi arrivare al presente dopo. Ecco. Ecco, e i ragazzi che invece hai incontrato, perché tu sei reduce da un bel firmacopie che non si nega a nessuno. Assolutamente. Oh, assolutamente, che ti vogliono incontrare, arrivano tanti messaggi, tra l'altro, tra poco li leggiamo. Come si rapportano a te? Perché immagino che le generazioni nel frattempo siano anche cambiate. Assolutamente, beh, ci sono, è incredibile come ci siano persone che mi seguono dal giorno uno, proprio da 25 anni fa, e che sono in qualche modo cresciute con me. Ci sono delle persone che io incontravo in giro quando eravamo ragazzi tutti, noi coinvolti, insomma, e che mi capitava di vedere, di salutare, farci delle foto in giro quando ho cominciato, e che oggi arrivano con i figli, che è incredibile, no? Come, però figli che ascoltano anche loro un po' le mie canzoni, le conoscono e in qualche modo creano un contatto con i genitori grazie alla mia musica. Quindi, che meraviglia. Grazie anche alla mia musica. Anche alla tua musica. Non ci diamo dei meriti eccessivi. Però insomma, trovano anche quel punto di contatto, e quindi è una cosa che mi colpisce moltissimo. Senti, un punto di contatto importante per le canzoni alla radio è Nile Rodgers. Assolutamente. Diciamolo. Perché quando ho scritto questo pezzo utilizzando dei campioni di chitarra
stile appunto epoca d'oro della funky disco, chi meglio di lui? E allora ho provato. C'è provato e lui ha detto sì. A Max Pezzali diciamo sì. Allora, un altro saltino indietro, però abbastanza recente, questa viene dal 2013, L'universo tranne noi. Specializzato in canzoni d'amore con tanto di accendino. Esatto, diciamolo. Premiata ditta. Decisamente. Allora, caro Max, sì. Tra i tanti messaggi che sono arrivati al 335 30 10 25 ce n'è uno di Michela che dice: ti faccio una domanda alla Marzullo. Sì. Adesso ci abbiamo messo un po' per interpretare. No, ma adesso penso di essere pronto. Sei pronto? Sì. Allora, dice: ti senti di più l'uomo ragno risuscitato oppure chi ha ucciso l'uomo ragno che è diventato l'uomo ragno? Guarda che è una domanda seria. Perfetto, allora okay. Michela. Cercherò di essere breve nonostante la complessità della domanda. Allora, essendo l'uomo ragno nella canzone un po' il simbolo dei sogni dell'infanzia e della giovinezza che vengono sacrificati sull'altare dell'opportunismo adulto, ecco che secondo me potremmo dire che l'uomo ragno in realtà, se hai la forza di mantenerlo vivo tu dentro di te, non muore mai. Questo. Perfetto, hai risposto esattamente come avrebbe voluto Marzullo. Esatto, avrebbe in linea, sì, esatto, perfettamente in linea con la domanda. Allora, ci stiamo preparando a questo gennaio 2018, sì, che sta per arrivare con i tuoi amici Neck, Francesco Renga. Assolutamente in sì, tour. Siamo molto molto veramente impazienti, non vediamo l'ora di poterci mettere in movimento, di poter insomma concretizzare questa bellissima idea, questa bellissima suggestione che ci è venuta, e quindi siamo pronti a chiuderci, diciamo così, in una sala prove per le prove musicali e per le prove d'allestimento del tour che partirà appunto 18 gennaio con la data zero a Jesolo, poi il 20 a Casalecchio di Reno, alla Unipol Arena, e poi da lì in giro per l'Italia, perché poi ci sono tante date che si sono aggiunte, quindi insomma ci trovate un po' su tutti i social principali per trovare le informazioni su dove suoneremo e quando. Ecco, che tour sarà secondo te questo in trio? Ma secondo me sarà veramente un grande, allora io mi auguro che sia un grande karaoke, cioè l'idea è che sia un tour in cui le persone possano venire a vedere noi e con la curiosità di vedere come tutti e tre ci misuriamo col repertorio degli altri due, no? Ecco il concetto, è come tutti ci misuriamo un po' col repertorio di tutti, però secondo me sarà anche un momento in cui anche, cioè, guardando a quella che sarà la scaletta, anche immaginando solo 10 pezzi a testa, 12 pezzi a testa di ognuno di noi, viene fuori un bel repertorio che può essere cantato davvero da tutti i presenti, quindi penso che sia una grande festa. Ma su questo non abbiamo dubbi, anche perché insomma in tre fate veramente un pezzo di discografia italiana. Ringraziando Dio, insomma, abbiamo un bel repertorietto che potrebbe essere repertorietto, sì, vai, ci piace questa. Due cosette ce l'abbiamo, due, esatto, frecce nel nostro arco ce l'abbiamo. E poi vi divertite, dai, diciamo la verità, lo fate sì, per quello. Io onestamente non sarei così contento se non ci fossero delle persone con le quali ho un così forte sentimento di stare bene insieme come con Francesco e Filippo. Che meraviglia, attendiamo gennaio tutti quanti, insomma vi ha dato un po' le coordinate, i social, andate a vedere, cercate, perché sicuramente sì, troverete una bella data per voi. Allora, caro Max, grazie per essere passato, grazie a trovarci. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori della pazienza. In bocca al lupo per questo, le canzoni alla radio, insomma voglio dire 25 anni di carriera celebrati così. Ci stanno, dobbiamo... dai, va bene. Tanti auguri, ciao Max. Grazie infinite, ciao.